Il neopresidente della provincia di Arezzo, Chiassai Martini, ha effettuato oggi un sopralluogo presso Ponte Buriano per fare il punto della situazione sui lavori attivi dal 16 luglio scorso. Chiassai punta il dito contro l'ex presidente Vasai, accusandolo di aver annunciato la chiusura dei lavori entro settembre, con il ponte che invece è ancora chiuso e lo sarà fino al 30 novembre almeno. Questa mattina l'incontro con la cittadinanza e con i commercianti ha ricordato come i lavori siano finanziati con 700.000 euro dalla regione, ma che questi non bastano. Il presidente ha ribadito infatti la volontà di creare una viabilità alternativa oltre al ponte, ma per questa servirebbero complessivamente 3 milioni di euro, che la provincia non ha. Intanto si è impegnata Chiassai Martini a riaprire il ponte entro il 15 dicembre, anche se i mezzi pesanti dovrebbero transitare ugualmente in strade alternative. Questo ponte verrà riaperto però solo al traffico leggero e mezzi pubblici, quindi i mezzi pesanti dovranno comunque fare la strada alternativa, perché non è in grado di sostenere in sicurezza il traffico che oggigiorno era abituato a sostenere. Questi gli step per risolvere il problema Ponte Buriano. Una, adesso faremo un incontro con i tecnici per capire quello che possiamo fare realisticamente per la messa in sicurezza della strada alternativa, quindi per offrire maggior sicurezza ai cittadini che comunque saranno costretti ancora ad utilizzare questo tratto. Due, dobbiamo fare un incontro che ho già richiesto con la regione ma anche con altri enti preposti, chiederemo anche al ministero per capire il futuro di quest'area, perché in questo ponte sono stati destinati 700.000 euro da parte della regione, quindi è stata data comunque un'opportunità, perché questo ricorda un ponte comunque provinciale, però l'operazione richiederebbe un intervento di 3 milioni di euro, che come sappiamo bene dopo la riforma delle province la provincia non è certo in grado di sostenere, quindi dobbiamo capire che prospettiva dare a quest'area da un punto di vista di sicurezza e di strade.